arriviamo sulla casa del nostro amico bellunese. Beh, in questo caso supponiamo che non sia interessato alla falda del tetto, ma sia interessato alla superficie del suo prato davanti a casa. Bellissima, immagino, casa bellissima, vista Dolomiti, con un prato davanti, no? Bello così. Sia interessato a sapere se la neve davanti alla sua... oppure, non so, supponiamo che abbia questo clima bucolico, che abbia una coltivazione, che ne so, di qualche frutto che cresce sulle alpi, no? Voglio sapere quanto traspira le sue piante o evapora il suo sistema. Quindi ha la sua superficie che è inclinata. Noi abbiamo trattato la superficie inclinata rispetto alla... per il fatto che la terra è sferica, no? Adesso però abbiamo una superficie inclinata che è notevolmente inclinata rispetto al piano tangente alla sferoide, chiamiamolo così, ellissoide, che è la nostra superficie, e che ha a che fare con l'inclinazione del terreno. Allora, la ricetta a cui arriviamo in fondo a questa cosa è che la formula non cambia. Rimane sempre un coseno di teta, che è il coseno tra l'angolo solare e la normale all'angolo della nostra superficie. Se non sono attaccati questi, se la nostra superficie è inclinata così, la normale va in questa direzione, non più in questa direzione, però la formula di prima, quella che aveva la costante solare moltiplicata per tutti i termini di riduzione, per che cosa? Per il coseno dell'angolo che può fare. Allora quello che cerchiamo di fare è di capire come si fa questa cosa qua. Naturalmente il fatto che ci siano delle superfici topografiche poi ha un sacco di influenza, molti di voi hanno un amore spropositato per l'ecologia, non è sbagliata questa, no? Però, cioè, un conto è mettere una coltivazione a sud, a nord, ci sono tipi di piante diverse, umidità diverse e così via. E anche questo naturalmente è collegato alla radiazione. Qual è il segreto per calcolare il famoso coseno dell'angolo teta? Beh, calcolare il vettore normale. Poi il vettore solare, già sappiamo come si calcola, faremo il prodotto scalare tra vettore normale e vettore e raggio solare che avevamo visto prima. Questo vettore normale si può approssimare in tanti modi diversi. Un modo per approssimare questo vettore normale a differenze finite usando questa espressione qua, che non è necessario che voi vi ricordiate, ma di cui dovete ricordare questi due elementi. Cioè, qui ha è dato dalla differenza in ordine ciclico delle quote prese agli angoli di questo elemento che sto considerando. Cioè, ho la quota qui, cioè sui quattro punti separati, e io riesco a dare un'approssimazione del vettore ortogonale a partire dalle quote di questi angoli qua. È un ragionamento fatto sui triangoli che compongono questo elemento, e io non vi sto a ripetere il ragionamento, lo potete trovare nella tesi di Javier Corribio, che del 2003, che non ho linkato, ma si trova in giro in letteratura, forse l'ho anche citata in qualche parte. L'altro elemento fondamentale è che questo vettore deve essere normalizzato. Questo ha a che fare con un po' di geometria differenziale, se vogliamo, nel senso che se voi andate a calcolare l'area di un determinato poligono approssimato con delle rette, e in questo caso, ma in generale
assegnato come volete, l'area di questo poligono da un punto di vista geometrico differenziale ha un vettore che è ortogonale alla superficie e che ha le dimensioni dell'area. Questo per cui quando sto facendo questa roba qua, in realtà sto andando a calcolare componenti dell'area del triangolo di base qua. E quindi la divido poi per l'area al quadrato, L quadro, della cella di elemento. E ottengo il vettore normale. In realtà non è un vettore, è un pseudo vettore, ma qua si entra in altre questioni. Cioè un pseudo vettore cambia di segno quando si cambiano le coordinate passando da una terra destrossa ad una sinistrossa, mentre i vettori veri rimangono degli oggetti geometrici che io descriva. Se io ho questo oggetto geometrico fatto così, che io lo descrivo in un sistema di riferimento così, o che lo descriva in un sistema di riferimento così, la sua geometria sempre quella deve avere delle caratteristiche che sono invarianti rispetto alla descrizione del sistema. Per esempio, questa è la rappresentazione del vettore normale calcolato su monte bianco. A questo punto il vettore normale, se ci siamo calcolati, il vettore solare lo sapevamo, il prodotto scalare, eccolo qua, il prodotto scalare, cioè quello che mi calcola la proiezione del vettore solare sul vettore normale, lo sappiamo fare perché è lo scalare di questo, per questo qua. E quindi alla fine, e lo scrivo qui, questo è l'angolo che si viene a formare. Se volete uno potrebbe fare anche comparare quell'angolo con la pendenza e l'aspetto del sistema, quelli che fanno corso di cartografia sanno che cosa sono queste cose qua. E come vedete la formula prima era così, poi diventa così, qui non avevo opportunamente messo il coseno di teta con S legato alla posizione della latitudine, quindi dal punto di vista formale la formula rimane sempre quella, salvo il fatto che questo coseno di teta con S è paranormale alla superficie e lo zenith, cioè non lo zenith, paranormale alla superficie non lo zenith, e l'angolo solare come era prima. Però ci siamo dimenticati di un fattore. Per esempio, io ho visto una tesi che aveva a che fare con l'installazione di pannelli solari, che nello scorso gruppo di lauree di 2 settimane fa. E allora questa tesi andava a calcolare l'energia sulla falda di una casa che si trova nella parte est della Valle di Trento, a Gardolo, e andava ad usare delle misure fatte però da un tirannometro che si trova sul mulino Vittoria, che diciamo è più vicino alla parte ovest del sistema. Ora, se noi fossimo nelle lande desolate della Siberia, questo non avrebbe nessuna influenza, ma noi invece ci troviamo in un territorio che qui è rappresentato in forma pittoresca, se volete, ma che è dotato di pendenza, di una rugosità evidente, ci sono le montagne. Che cosa genera questo? Genera che ci sono delle ombre. Per esempio questo giallo è il raggio di luce, vedete qui dove c'è giallo arriva la luce, dove c'è grigio ci sono le ombre. Questo vale anche per oggetti più piccoli delle montagne in realtà, perché se poi voi alla vostra casa ci mettete davanti un grattacielo di 50 piani proprio e lungo 100 metri, quella casa comunque è sempre in ombra.
e quindi va tenuto conto di questo. Quindi davanti qui, cosa succede quando, quando un elemento è in ombra? Non riceve più la radiazione diretta, riceve solo la radiazione diffusa. Quindi nel calcolo della radiazione diretta con la freccia in giù dobbiamo mettere davanti un fattore psiconesse che mi dice se quell'oggetto in quella determinata ora del giorno, in quel mese dell'anno, è in ombra oppure no. Allora per fare questa cosa si usa sempre il raggio solare qui e poi si utilizzano delle varie informazioni che si hanno sulla topografia. Qui il messaggio non è tanto di capire come si fa questa cosa, che è relativamente complicata da fare anche dal punto di vista numerico, è intanto di sapere che va fatto, che c'è e che si riduce in un altro coefficiente che compare qui davanti nella riduzione della mia radiazione. Allora abbiamo detto che un certo punto riceve, può essere in ombra, può essere in luce rispetto alla radiazione diretta, però anche il problema diretto che succede, dice ma se io sono in una valle, cosa succede? La radiazione diffusa è esattamente uguale a quella su quale io sono in una superficie? Allora ricordiamo qui numerosi romanzi simili d'oro, che eravamo in una valle oscura e tenebrosa, ma la valle oscura e tenebrosa non è solo perché è notte, ma perché magari è profonda e la radiazione diffusa che riceve è molto limitata. Questo elemento di radiazione diffusa, che qui ho la radiazione diffusa, qui l'ho separata in varie parti, ma dipende che io la separi o no in varie parti, qui dipende dal fatto che io poi sia in grado di determinare ciascuna di queste parti in base alle misure che faccio. Quindi se ho strumenti che mi separano questi elementi o che sono in grado di calcolare magari alcuni di questi elementi, allora li separo, se no non li separo. Questo si chiama sky view factor o angolo di vista e il rapporto tra lo sterra radiante che noi dovremmo vedere se fossimo se vedessimo una calotta semisferica sopra la nostra testa e la quantità invece di luce che noi vediamo perché siamo in un luogo topografico. Per esempio una rappresentazione dell'angolo di visuale in un punto montano sempre è questo. Quindi in questo punto qui, che a un certo momento è in ombra, non riceve comunque tutta la radiazione diffusa da tutti gli elementi, ma riceve la radiazione diffusa solo da una parte del sistema. Stiamo parlando sempre e solo di radiazione diretta nel visibile. E qui avrà un altro sky view factor. Quindi lo sky view factor è una funzione della topografia. Per quelli di voi che fanno il corso di cartografia numerica ci sono degli strumenti che calcolano questo sky view factor. Per esempio in grasso sono praticamente sicuro che c'è. Quindi la nostra radiazione che arriva giù, cos'è? La nostra radiazione trasmessa, cioè la somma di radiazione diffusa e di radiazione diretta, D diffusa, S diretta, no, non è un'altra D ma sta per short wave. La radiazione diffusa è ha varie componenti se vogliamo, ma è moltiplicata per l'angolo di visuale. La radiazione diretta ha vari elementi di riduzione qui dovuta alla trasmissione. Trasmissività dell'atmosfera, un elemento di riduzione che riduce la parte di rispetto alla radiazione totale è la frazione 36-40% della radiazione totale, psi mi dice se è in ombra o no, quindi questa parte si accende o si spegne in varie parti. Se poi adesso quello che succede alla fine, la radiazione colpisce il terreno, una volta che colpisce il terreno una parte
Abbiamo parlato di assorbimento dell'atmosfera, ma quando la radiazione colpisce il terreno, viene assorbita dal terreno in parte viene riflessa dal terreno. Stessi nomi, stesse situazioni, anche se noi il terreno siamo abituati a vederlo come un parco. Comunque qui in generale abbiamo la nostra radiazione incidente totale che ha subito tutte quelle attenuazioni che abbiamo visto prima, no? Nella slide immediatamente precedente. Qui viene riflessa indietro secondo un coefficiente alfa che si chiama albedo, che dipende dalla superficie. Mentre quella che passa è 1 meno alfa, questa qua, e quindi dopo se nella S in basso, downwelling, gli aggiungiamo tutti gli elementi che abbiamo accumulato all'interno della nostra descrizione, abbiamo il coseno dell'angolo, abbiamo la correzione atmosferica, abbiamo se è in ombra o no, abbiamo il coefficiente di riduzione rispetto alla... E qua probabilmente era 1 meno alfa, non alfa, ma va bene. E finalmente otteniamo la nostra mappa della radiazione su una superficie corrugata. Questo il Monte Bianco nell'equinozio di primavera, cioè il 21 marzo. I programmi che voi usate sono in grado di fare queste cose qua. Quali sono i tipici valori dell'albedo? Qua dati in percentuale, non come numero 0,01. Deserto, la Terra mediamente ha un albedo di 0,3. Siamo qui, quindi. La neve, le nuvole hanno albedi molto alti, tipicamente superiori all'80%, poi a seconda delle condizioni sono anche minori. L'acqua ha un albedo molto basso, assorbe quasi tutta la luce, inferiore al 10%. La vegetazione ha anche un albedo relativamente basso, attorno allo 0,2%, poi vari tipi di vegetazione hanno albedi differenti. A parte tutto il discorso che vi ho fatto io sul calcolo diretto della radiazione, tutto questo ha anche un altro tipo di riflesso, cioè noi non ne abbiamo parlato a sufficienza, però la radiazione è naturalmente un elemento importante di rilevamento, infatti c'è tutto il rilevamento remoto fatto dai satelliti che è basato sugli stessi principi che noi abbiamo illustrato oggi, cioè nel riconoscere quali di queste componenti della radiazione vengono riflessi dai vari elementi e poi a partire da questi si arriva anche a determinare per esempio lo stato della vegetazione, lo stato della diminuità dell'acqua, o almeno si aggiungono delle informazioni relative alla conoscenza di questi elementi che altrimenti non si potrebbe ottenere in altro modo. Com'è peraltro guardare uno negli occhi e capire se guardando negli occhi se è uno che ti frega oppure no? Guarda fare remote sensing, però i nostri colleghi, ci sono colleghi che sono molto bravi per questo e quindi capire questa situazione della nostra atmosfera. Questi sono vari elementi di albedo rispetto a misure che sono fatte. In generale, relativamente al discorso del remote sensing, vedo che vi cominciate ad agitare, evidentemente le cose si sono accumulate, non ci sono state abbastanza, quindi dopo vi risparmio la parte sull'onda lunga che vi faccio venerdì prima della lezione. E quindi siamo all'ultimo passaggio. Se guardiamo appunto dall'altro punto di vista, cioè quello del remote sensing, del rilevamento remoto di questi elementi, dobbiamo osservare che tutte le cose che vengono colpite a terra riflettono in modo diverso nel campo della luce visibile.
Quindi si chiama, si parla di firma spettrale, o in inglese spectral signature, dei vari elementi. Qui vedete per esempio, questa è la firma spettrale nell'ambito delle varie delle nubi, nell'ambito delle varie lunghezze d'onda. Allora, qui c'è un'analisi su tutte le lunghezze d'onda. I satelliti in realtà non riescono a rilevare tutte le lunghezze d'onda, o meglio, quando rilevano, in genere funzionano su bande, si chiamano multispettrali, quando bande significa dei piccoli intervalli di radiazione. Allora, per esempio, per rilevare bene le nuvole, quello che si potrebbe fare è avere una banda di radiazione qua e una banda di radiazione qua, che va a beccare bene gli assorbimenti dovuti alle nubi. Però vedete che anche gli altri elementi, come l'erba, hanno dei buchi delle stesse frequenze. Però in generale questi elementi sono molto più simili di quello che sembrerebbero dire questi grafici, no? Perché vedete, i gap sono gli stessi punti, queste cose qua, però sono diversi tra di loro, hanno attenuazioni diverse e così via, e quindi in base a queste firme spettrali differenti si può distinguere se in un certo punto c'è dell'erba, c'è una nuvola, stiamo vedendo una nuvola, c'è del fumo o delle altre situazioni. Questo è estremamente importante, anche se noi non abbiamo il tempo di parlarne, per l'idrologia, perché laddove non riusciamo a misurare nel punto, riusciamo a misurare attraverso strumenti remoti. E poi naturalmente quando la cosa succede, quando la radiazione colpisce la Terra, cosa si fa? Trasforma l'acqua in vapore, trasforma il ghiaccio in acqua e fa tutto quello che deve fare, quindi attiva il ciclo idrologico. Questa è la ragione per cui ne abbiamo parlato oggi.